The Bears. Tony Stark non era altro che il tuo genio ordinario, miliardario, playboy, trafficante d'armi fino a quando non è stato attaccato e catturato dai terroristi. Poi, con l'aiuto del suo compagno di cella, ha trasformato un mucchio di scarti in un'opportunità di ferro. Questa è l'evoluzione di Iron Man, animata! Per impedire alle schegge di entrare nel suo cuore, Tony si dota di un mini reattore ARC che alimenta anche le sue armature. La prima, l'ingombrante Mark I, è più che altro antiproiettile e dotata sia di lanciafiamme che di lanciamissili per difendersi dai suoi rapitori. Più jet boots in grado di volare per aiutarlo nella sua fuga. Una volta libero, Tony giura di non vendere mai più armi e crea la Mark II in acciaio e titanio. Questa armatura presenta l'intelligenza artificiale Jarvis. Sono online, signore. L'aggiunta di repulsori e raggio laser, un display nel casco e abilità di volo migliorate, anche se ghiaccia ad altitudini elevate. Ma il problema viene risolto aggiungendo lega d'oro alla composizione della Mark III, oltre alla colorazione rossa, cannoni a spalla, micromissili cinetici e razzi aggiuntivi. Con questo aggiornamento, Stark affronta il suo ex socio in affari diventato Ironmonger. In Iron Man 2, la Mark IV, più luminosa e snella e che aggiunge la capacità di filtrare la pipì, viene indossata brevemente, così come la Mark V, che si trasforma da valigia in una sottile armatura placcata di rosso e argento che ha solo delle armi di base ed è meno resistente. A causa dei vari reattori ARC che apparentemente lo stanno avvelenando, Tony, provvisto di un progetto del suo defunto padre, crea un nuovo elemento per alimentare i suoi reattori ARC. La sua prossima armatura, la Mark VI, presenta accenti argentati e un raggio triangolare, è immune e persino caricata dall'elettricità, è resistente all'acqua, dispone di lanciagranate aggiuntivi e un laser monouso. In questa armatura combatte l'ignobile Whiplash. In The Avengers, Tony usa braccialetti metallici per schierare la Mark VII a forma di baccello, che può assemblarsi a mezz'aria su Tony. È molto più ingombrante della prima tuta con il proprio reattore ARC integrato. Oltre a propulsori sulla schiena per liberare le mani durante il volo, laser multiuso e molta più potenza di fuoco per difendersi da alieni indesiderati. A quanto pare è anche in grado di volare brevemente in un wormhole per bombardare una nave madre aliena. In Iron Man 3, nel tentativo di gestire il suo disturbo post-traumatico da stress, Tony costruisce molte armature controllate da Jarvis e denominate Iron Legion, tra cui la Mark 8 con l'aggiunta di Kevlar per la protezione dai missili. La più rifinita Mark 9 con un jetpack aggiuntivo, la Mark 10 con l'aggiunta di stabilizzatori di volo per una maggiore velocità, la Mark 11 costruita come un prototipo stealth con un casco più dettagliato, la scura e dorata Mark 12 con esoscheletro resistente, l'aerodinamica Mark 13 dotata di un potente reattore ARC rettangolare, la Mark 14 più leggera per una maggiore velocità, l'armatura stealth Mark 15 che si mimetizza leggermente grazie alle placche che possono passare dal chiaro all'oscuro, la Mark 16 con miglioramenti significativi a sistema di mimetizzazione, la più massiccia Mark 17 con un petto sovradimensionato per adattarsi a un raggio più potente, l'altrettanto robusta Mark 18 che incorpora anche il sistema di mimetizzazione, la Mark 19 dal colore unico costruita per agilità e la velocità, la Mark 20 in nero e oro in grado di viaggiare a lunga distanza, la Mark 21 completamente in oro costruita per i voli in alta quota, la più scura Mark 22 con fiamme rosse sgargianti forse pensata come un'armatura di War Machine per l'amico di Tony, Rudy, l'agevole mimetica Mark 23 in grado di sopportare il calore estremo, l'ingombrante Mark 24 marrone e dorata costruita per resistere a una grande potenza di fuoco, la Mark 25 che vanta potenti braccia a martello pneumatico, la Mark 26 con accenni verdi che mantiene i martelli pneumatici ed è in grado di resistere a elementi potenti comprese le radiazioni gamma, la Mark 27 blu e arancione l'unica armatura in grado di mimetizzarsi completamente nell'ambiente circostante, la Mark 28 in arancione e nero intensi che come la Mark 26 è costruita per resistere alle radiazioni, la resistente Mark 29 grigia che presenta un singolo braccio martello pneumatico, l'elegante Mark 30 in argento e blu e l'aggiornata Mark 33 rosso intenso dotata entrambe di lame in vibranio retrattili e in grado di trasferire energia a determinate porte per una maggiore potenza, la leggera Mark 31 verde acqua in grado di raggiungere altissime velocità, la Mark 32 argento scuro che ha un raggio più ampio ma è stata costruita per essere più agile, la Mark 34 placcata argento che incorpora un artiglio per mancini, la muscolosa Mark 35 rossa caratterizzata non da una ma da ben due artigli, la Mark 36 arancione argento con placcatura simile, realizzata per il mantenimento della pace e il controllo della folla. La Mark 37 verde chiaro, costruita per viaggi subacquei in profondità, l'unica armatura ad essere fornita di siluri. La massiccia Mark 38 blu, in grado di sollevare enormi quantità di peso. La Mark 39 bianca e nera, costruita per i viaggi nello spazio. La Mark 40 grigia e azzurra che può raggiungere velocità superiori a Mach 5. E la finemente placcata Mark 41 che può smontarsi e rimontarsi a mezz'aria.
Nello stesso film, dopo essersi inserito dei microchip nelle braccia, Tony è in grado di indossare la Mark 42, leggera e principalmente in oro, pezzo per pezzo. Questa armatura vanta molte caratteristiche e abilità della Iron Legion e può essere pilotata a distanza da Tony con un visore AR. Questa volta Tony combatte un vendicativo ex-nerd con l'aiuto delle sue numerose armature. Dopo la battaglia, per dimostrare il suo affetto alla sua ragazza, Pepper Potts distrugge tutte le sue armature e alla fine viene operato per rimuovere le schegge dal suo petto, eliminando la necessità di un proprio reattore ARC. Age of Ultron presenta la Mark 43 dai colori classici, dotata di infrarossi per vedere attraverso i muri e di una modalità sentinella per assistere Tony quando non la indossa. Può anche attaccarsi all'enorme armatura Hulkbuster ed è completa di uno spray di gas sedativo e di perforatore idraulico per sottomettere un furioso Hulk. Tony utilizza anche un gruppo di nuovi droni Iron Legion bianchi e blu. Infine indossa la Mark 45, prevalentemente rossa e smussata. Quest'armatura è caratterizzata da un pettorale esagonale, e dato che Jarvis è diventato parte di un super essere umanoide, ciao Tony! L'armatura viene gestita dall'irlandese Friday OS. Sono online, capo. Dentro la Mark 45, Tony aiuta a sconfiggere un gruppo di robot senzienti malvagi che ha creato lui accidentalmente. In Captain America Civil War viene introdotta la Mark 46 e presenta vari accenni chiari, un pettorale trapezoidale e il primo casco completamente retrattile. In questo film, Tony spinge per delle leggi governative sugli Avengers, ma Captain America rifiuta la proposta, provocando uno scontro Iron Cap. Anche se la Mark 46 è in grado di analizzare gli stili di combattimento, Tony alla fine perde, e gli Avengers prendono strade separate, quindi cambia il suo nome in Tony Stank. In Spider-Man Homecoming, Tony usa la più argentata Mark 47, armata di spararampini e controllo wifi remoto per tenere sotto controllo Peter Parker a distanza. In Infinity War, Tony presta ad un Bruce Banner senza Hulk la Mark 48, un'armatura Hulkbuster più snella, mentre Tony è dotato di un nuovo reattore ARC a forma di cuore, in grado di schierare la sua raffinata nanotech Mark 50. Quest'armatura può formare ali e armi extra, oltre a cannoni, scudi e propulsori, che lo aiutano a superare i Mach 10, ed è perfettamente sigillata per viaggiare nello spazio. Può sparare parte della sua nanotecnologia e produrre uno spray che aiuta a far guarire le ferite. Anche se tutto questo non è ancora abbastanza per impedire a Thanos di spazzare via metà dell'universo. In Endgame, Tony muore di fame e fluttua nello spazio, ma viene riportato sulla Terra e mette su famiglia. Dona a sua moglie l'armatura blu e oro Mark 49 Rescue, dotata di un equipaggiamento che può emettere scariche di energia. Nel frattempo, Tony aiuta a capire il viaggio nel tempo e sfoggia una tuta grigia e rossa per il regno quantico, mentre torna indietro nel tempo per aiutare a raccogliere gemme temporali magiche e fa un rapido saluto a suo padre. La sua ultima armatura, la Mark 85, presenta cosce e spalle color oro, con maggior potenza per generare campi di forza e reindirizzare i fulmini. I guanti di questa armatura sono in grado di contenere le gemme dell'infinito, che usa per far sparire Thanos dall'esistenza. Portando Tony a sacrificare la sua vita per la sopravvivenza dell'umanità, funzioni vitali critiche, e concludendo definitivamente la storia di Iron Man nell'MCU. Beh, almeno fino a quando non lo riesumeranno per qualche prequel, sequel o spin-off. Ciao ragazzi, se il video vi è piaciuto, come al solito fatecelo sapere qui sotto nei commenti. E non dimenticate di spuntare la campanellina in basso a destra per rimanere sempre aggiornati su tutti i video che pubblichiamo! E a voi? Piace Iron Man? Fatecelo sapere qui sotto. E ora passiamo ai salamuppa dubidubidubidubidupa. Allora, io che sono Ricky ci tenevo a salutare Adriano. Ciao Adriano, mi raccomando, fai il bravo. Allora, io che sono Oc ci tenevo a salutare Claudio Colombo. Ciao Claudio, mi raccomando, fai il bravo. E soprattutto, se vuoi venire con me Ash, stai attento alle sue Pokéball, mi raccomando. Ciao, io sono Sonic e volevo salutare Christian Albano. Ciao Christian, sei troppo lento, non mi raggiungerai mai. Ciao, io invece sono SpongeBob e volevo salutare Everybody Dies in Their Nightmares. Ciao! Hai un nome un po' inquietante, lo sai? Ti aspetto a Bikini Bottom, non mancare!